Io sono Maria Lidia Rao, buonasera, sono la titolare della pasticceria Etna qui di Taormina e siamo qui ad accogliervi in questo percorso a tappe, un po' per argomenti, a proporvi i nostri cannoli. La ragione per la quale noi abbiamo scelto il cannolo non è solo la bontà del dolce in quanto tale, è anche perché in realtà è il dolce che ha una conclamata antichità già in quello che è stato il commento di Marco Tullio Cicerone, che prima di diventare console romano fu questore in Sicilia e quindi parlava di un cannolo farinaceo che racchiudeva un cibo dolcissimo e sublime a base di latte. Ora vado a vedere se il laboratorio è pronto, se volete seguirmi, anche se può essere una cosa estemporanea, se il disordine non può essere un problema, possiamo andare anche tutti insieme subito. Il cannolo è il dolce siciliano più antico in quella che è la nostra tradizione dolciaria. La sua consistenza, nella sua ricchezza, nella sua opulenza e nella sua commistione di sapori sembrava più un dolce musulmano che non cristiano. Ci può essere in realtà una base di verità in questo, in quanto anticamente ai tempi poi della dominazione araba, Caltanissetta, Kalt al-Nissa, significava per l'appunto castello delle donne, pare che fosse la zona dove gli emiri tenevano appunto gli harem delle donne. Quindi può anche essere successo che fra conversioni, fra episodi vari di passaggi di religione e cultura, può anche darsi che qualcuna di queste donne in realtà uscita dall'harem abbia poi cominciato a fare dentro il convento il cannolo che poi è diventato di uso comune. Quello che sappiamo è che è buono, che il nome viene proprio dalla tecnica ormai antica di prepararlo, che era quello di preparare una pasta a base di farina, strutto, ma anche vino o marsala per renderla fluida e per renderlo anche più croccante.